Sul decreto ci sono delle misure per i libri e perché le borse di studio per le scuole superiori. Sono state inserite 15 milioni per le borse di studio. Guardate un po' i parametri, no? Noi abbiamo rinunciato come borsa elettorale a 49 milioni per le borse di studio di tutti gli studenti delle scuole d'Italia ci sono 15 milioni, quindi innanzitutto quanto si potrebbe fare se la politica rinunciasse ai propri privilegi e se si abbassasse il costo. Ma anche questa è una misura dell'insufficienza. Noi abbiamo fatto due conti, in pratica se dividiamo questa somma per gli studenti noi riusciamo a soddisfare 0,004% delle esigenze delle famiglie, considerando che ogni famiglia spende circa intorno ai 500 euro all'anno tra libri e prodotti che servono per l'attività didattica. Come abbiamo fatto, cioè come stiamo cercando di intervenire? Oltre naturalmente ad aumentare queste risorse, le risorse che vogliamo sottrarre alle scuole private, vogliamo sottrarre ai soldi all'editoria, vogliamo sottrarre alle rendite finanziarie, e per aumentare diciamo, le risorse. Ma abbiamo fatto anche emendamenti su temi collaterali. Un'altra misura del decreto prevede la possibilità per gli istituti di istituire una propria biblioteca per dare i libri in prestito. Quindi a partire dall'anno prossimo ci sarà la possibilità per gli istituti di fare il comodato d'uso. Quindi la scuola si doterà in pratica dei libri, di un insieme di libri, di una biblioteca, che poi potrà di volta in volta prestare agli studenti che ne hanno necessità. Il nostro intervento emendativo che è stato accolto in commissione, a sbugiardare tutta la stampa che dice il Movimento 5 Stelle non interviene e non fa interventi di modifica migliorativi di quello che accade in Parlamento, è stato quasi in sintonia, anche se diciamo dell'iniziativa non è che io lo conoscevo da tanto tempo, è stata quella di permettere alle scuole di prendere non solo i libri nuovi dalla biblioteca ma anche i libri usati. Abbiamo inserito questo emendamento che è stato accolto nella commissione e quindi questo permetterà alla scuola di dotarsi di una biblioteca di libri nuovi ma anche di libri usati, e quindi questi libri usati potrebbero andare diventare patrimonio proprio delle istituzioni, che se non si sarebbe un doppio bene, perché quei libri, oltre ad essere non vanno più a beneficio del singolo studente che li raccoglie e poi dovrà di nuovo ridarlo per metterli in circolo, ma restano alla scuola che saranno rimessi in circolo anno dopo anno. E quindi è un'iniziativa che permette sia ad associazioni, enti, singoli cittadini di donare i libri alla scuola e quindi costituire una propria biblioteca anche di libri usati da fornire agli studenti, sia permette alla scuola di risparmiare qualora si rivolge ad una libreria anziché acquistare